resurrezione. Signor Tambasco, questo fratello viene da Parma, si chiama Antonio Gallenga, ma noi lo chiameremo Procida. Ascoltatelo molto bene. Procida vuole attentare alla vita del re di Savoia. Di Carlo Alberto. Non si possono impunemente illudere i liberali per poi perseguitarli e fucilarli. Carlo Alberto deve morire. E io morirò con lui. Non c'è altro modo se non avvicinarlo e pugnalarlo al cuore. Che devo fare? Procida ha bisogno di un'arma. Ma ha detto che vuole pugnalarlo. Infatti di un pugnale che c'è bisogno. In questo momento, a Torino, è impossibile procurarsi l'arma. E cosa volete che faccia? Che rubi un coltello in una cucina o in una macelleria? Ho detto che a Torino è impossibile procurarsi l'arma. Bisogna andare a Ginevra da Mazzini e farsi consegnare un pugnale. Perché non ci va lui? Perché ormai Procida è troppo noto. E poi il comitato vuole che sia un terzo fratello a farsi consegnare quello che è in tutto e per tutto un sigillo. Voi siete appena arrivato, nessuna polizia conosce il vostro viso. Ma io devo ancora ricevere... Abbiate fede, signor Tambasco. La morte di Carlo Alberto incendierà l'insurrezione che stiamo preparando. Tutti i nostri sforzi avranno una spinta straordinaria. Questo sarà il vostro passaporto. Partirete domani stesso.